Ciao a tutti ragazzi, sono Lepita ed oggi siamo qui con la prediction della 13ª squadra della settimana di FIFA 17. Risolti i problemi tecnici all'audio, si ritorna alla normalità e questa settimana non aspettiamo le partite giocate di lunedì sera, ma proveremo ad indovinare con voi nei commenti chi potrebbe essere decisivo. Andiamo a vedere però nel frattempo chi potrebbe esserci per noi tra i 23 in forma. Tra i pali troviamo Stefan Ruffieri, il portiere del Saint-Étienne, che nell'1-0 al Wingap effettua ben 8 parate, riuscendo a portare a casa i 3 punti. Nella linea difensiva abbiamo Roger, il centrale brasiliano dell'Ingolstadt, che segna il gol partita dell'1-0 fermando Lipsia, che quest'anno sta facendo faville in Bundesliga. Poi troviamo Andreas Christensen, anche lui della Bundes, esattamente del Mönchengladbach, ed anche lui segna il gol partita dell'1-0 contro il Magonza. Ed infine abbiamo Jordi Alba, il terzino sinistro del Barcellona, che nello 0-3 in casa dell'Osasuna mette lo zampino sui primi 2 gol, quello di Suarez e poi quello di Messi. Passiamo ora alla linea di metà campo, dove troviamo Iborra del Siviglia, che entra dalla panchina nello 0-3 in casa del Celta Vigo, segna una tripletta battendo pure un rigore. Lo troviamo a centrocampo nonostante sia un difensore centrale, poiché ha giocato in questa posizione e probabilmente lì lo rilascerà come tale. Al suo fianco troviamo Carlito Tevez, la Pash ora al Boca Juniors, che segna una doppietta e fornisce un assist nel 2-4 rifilato ai rivali del River Plate. Sulle fasce troviamo Stefano Caca, l'attaccante italiano del Watford, che nel 3-2 all'Everton segna il primo e l'ultimo gol, portando i 3 punti alla squadra di Mazzarri, che inizia a farsi amare dai propri tifosi. Poi abbiamo Felipe Anderson, l'ala brasiliana della Lazio, che nell'1-2 rifilato al Marassi alla Samp sabato sera fornisce entrambi gli assist. In avanti potrebbero esserci Dries Mertens, folletto belga del Napoli, che nello 0-5 a valanga dei partenopei su malcapitato Cagliari segna una tripletta. E per lui si tratterebbe della seconda carta in forma, dopo aver ricevuto la carta speciale per essersi distinto nei gironi di Champions. Poi troviamo Jamie Vardy, del Leicester, che nel 2-4 rifilato al City segna una tripletta. Ed infine Gonzalo Higuain, l'attaccante della Juventus, che segna una doppietta ribaltando il gol del vantaggio segnato da Belotti nel derby della Mole contro il Torino. Per l'Argentina si tratterebbe di seconda carta in forma. Passiamo ora alla panchina, dove troviamo Stefan Frey, il portiere svizzero del Seattle, che nella finale di ritorno contro il Toronto para uno shutout ed effettua 7 salvataggi mantenendo il risultato sull'1-0. Per Frey si prospetta una carta da hero. Poi abbiamo Robert Kiernan, il centrale difensivo dei Rangers, che segna un gol nella vittoria per 2-0. Yasin Notsekin, l'esterno destro del Galatasaray, che segna una tripletta nella vittoria per 3-1. Stuart Armstrong, il centrocampista del Celtic, che segna una doppietta nella vittoria per 4-1. Piotr Vlazlo del Plock, che segna una tripletta di cui uno su rigore nella vittoria per 4-3, Besart Berisha del Melbourne Victory, che segna una tripletta nel 3-0, e Ola Toivonen del Tolosa, che segna una tripletta nella vittoria per 3-2. Diamo ora un rapido sguardo alle riserve, dove troviamo Epic Brozovic, che prenderebbe la sua seconda carta in forma con la doppietta segnata al Genoa, Nikolaj Georgesen del Feyenoord, che segna un gol e fornisce 2 assist nella vittoria per 4-0, Nemanja Nikolic del Legia, che segna 2 gol e fornisce un assist nella vittoria per 5-1, Falcao del Monaco, che segna una tripletta di cui uno sul rigore nella vittoria per 4-0, ed infine Dwight Gale del Newcastle, che segna una tripletta e fornisce un assist nella vittoria per 4-0, e per lui si tratterebbe di seconda carta in forma. Con questo direi che è tutto, e nel frattempo registro questa prediction, si stanno disputando le ultime due gare di Serie A, e se proprio dovesse esserci qualcuno che si mette in evidenza, potrebbe andare sicuramente a sostituire uno dei giocatori della Serie A che abbiamo inserito. Fateci sapere, scrivendo qui sotto nei commenti, chi pensate possa essere decisivo stasera, soprattutto nella sfida per il secondo posto tra Milan e Roma. Se il video vi è piaciuto, piazzate un bel pollice in su, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo lunedì prossimo con una nuova prediction. Un saluto dalle Pita e dal team di Foot Italia Channel.